Come dicevamo, quindi lo Stato è, o meglio, gli Stati sono i protagonisti della storia. Una storia che, secondo Hegel, è finalizzata al raggiungimento del massimo grado di libertà e dunque di razionalità. E quindi al contempo la storia esprime una crescente razionalità del reale, o meglio, una manifestazione crescente della razionalità del reale, reale e razionale sin dall'origine, ma esprime questa razionalità in maniera sempre più compiuta. Quindi, diciamo così, all'interno, come dicevamo prima, di un'epoca, uno stato prevale sugli altri perché esprime meglio questa razionalità, intesa sempre come coincidenza tra volere individuale, comprensione individuale della realtà e sua manifestazione oggettiva, collettiva. E che da questo punto di vista afferma che, dato che scopo della storia è appunto l'esercizio sempre crescente della razionalità, di fatto i popoli, gli stati e anche gli individui sono strumenti della storia stessa. In questo senso Hegel utilizza un'espressione piuttosto forte per indicare come la storia si serva essenzialmente dei suoi protagonisti. E definendo appunto l'operazione che la storia fa come astuzia della ragione, ovvero la ragione per concretizzarsi sempre meglio, letteralmente utilizza i fini individuali e i fini anche collettivi al proprio scopo. Cioè, nel momento in cui un popolo o un uomo è convinto di semplicemente portare avanti, esercitare il proprio interesse, la propria volontà, il proprio desiderio, di fatto è però interprete di quel che in quel momento la storia deve realizzare per passare avanti, per passare oltre. E in questo senso la storia è fatta da un lato di individui, popoli che, per così dire, mantengono e portano a compimento un determinato modello storico, ma anche al contempo di individui che fanno fare, che accelerano il ritmo della storia, che lo determinano in maniera apparentemente più forte, ma che di fatto sono anch'essi strumenti della razionalità della storia. Hegel li chiama gli individui cosmico-storici, cioè quegli individui che poi vengono ricordati di fatto nei libri di storia, che sembrano imprimere, ripeto, un'accelerazione o una svolta alla storia stessa, ma di fatto anch'essi non sono altro che strumenti di questa razionalità che, dovendosi manifestare, utilizza tutti gli strumenti che ha a propria disposizione per portarsi avanti in maniera quasi parassitaria, viene da dire. Hegel pensa ad alcune figure in particolare della storia che egli identifica con questo nome di individui cosmico-storici. Fa l'esempio di Alessandro Magno, l'esempio di Giulio Cesare, l'esempio più a lui noto per certi versi perché è contemporaneo di Napoleone. Hegel dice senza mezzi termini, di fatto attraverso ogni momento della storia galoppa lo spirito del mondo, dove lo spirito del mondo identifica appunto la razionalità cosmica, quando di fatti racconta di aver visto Napoleone entrare a Iena, nel 1807, prima di lasciare la città, dice un po' ironicamente, un po' no, ho visto lo spirito del mondo a cavallo, cioè ho visto colui che in questo momento incarna più di ogni altro l'epoca, la ratio proprio in senso latino della realtà in questo momento. Ma anche gli individui cosmico-storici, come tutti gli altri, per così dire, come coloro anche che mantengono invece ferma e portano a realizzazione una determinata epoca, sono destinati ad essere travolti per certi versi dalla storia, cioè a essere abbandonati quando non servono più, quando hanno svolto la loro funzione. Hegel, proprio con una metafora molto riuscita, dice che la storia abbandona questi individui come gusci vuoti una volta che se ne è servita. E basta vedere alla fine
tragica di Giulio Cesare, la fine misteriosa, ma comunque anche qui in giovane età e probabilmente tradito dai suoi stessi generali di Alessandro, e anche la fine di Napoleone, la fine solitaria, Sant'Elena di Napoleone, che rappresenta un po' la sconfitta personale di Napoleone, ma essenzialmente la storia è andata avanti grazie a lui, si è servita di lui e poi l'ha dismesso come un abito che non serviva più. Questa visione della storia di Hegel, che ripeto, è una visione estremamente razionalistica e ottimistica della storia, una storia come progresso della razionalità indirizzata verso un fine immanente, quindi abbiamo una concezione della storia che è razionalistica e ottimistica, ma anche appunto finalistica, questa concezione della storia in cui ogni momento è essenziale per quelli che vengono successivamente, rimanda alla visione certamente romantica, da un lato, per cui ogni momento è una tappa che sviluppa dei germi già precedentemente esistenti, ma fino a quel momento mai manifestatisi, dall'altro lato rimanda all'idea illuminista di progresso, ma al contempo ha suscitato molte polemiche perché in realtà l'identificazione della storia con la manifestazione della razionalità sembrerebbe implicare un certo giustificazionismo storico, ovvero l'idea che se ne può ricavare è che se ogni momento contribuisce al manifestarsi della razionalità, e quindi ogni momento è parte della razionalità, allora questo significa che ogni momento è giustificato anche nella sua crudeltà, anche nel suo essere terribile. Pertanto sembrerebbe che Hegel giustifichi ogni evento storico e quindi anche ogni violenza, ogni genocidio, come tappa necessaria per lo sviluppo della razionalità e quindi in qualche modo inevitabile alla luce di quello che è lo scopo della storia. Ecco, questo aspetto verrà fortemente criticato da molti autori successivi. Anche perché è un po' l'impressione che si ricava da tutto il sistema hegeliano, che tutto venga in qualche modo giustificato perché è ricompreso entro il necessario sviluppo dell'assoluto. Dall'altro lato, un altro tema che si pone e che si porrà anche rispetto alla concezione della filosofia che ha Hegel è l'idea del fatto che se la storia è appunto lo sviluppo della razionalità, allora l'epoca presente rappresenta la concretizzazione della razionalità e quindi in qualche modo essa risulta o dovrebbe risultare perfetta e quindi inamovibile, insuperabile, e dunque punto d'arrivo della razionalità della storia stessa.